il sistema Salerno, quando poi le notizie più basilari, come che ci sono dei fondi europei che sono stati dirottati, sono stati spesi in modo pessimo, e che questo non, la Commissione non ne sappia niente, è fa curare le braccia, perché non possiamo dire che il sistema Salerno funziona, basare il PD che basa tutta la campagna elettorale su quanto è bello il sistema Salerno, invece poi ci sono delle sentenze e vengono tenute nascoste. In più abbiamo scoperto, e questa è la cosa bella di essere a Bruxelles, cioè per la prima volta un cittadino normale può accedere a tutte le carte che vuole, esattamente questo quello che volevamo ottenere quando ci siamo candidati alle elezioni europee. Abbiamo scoperto un altro documento, che è questo, l'allegato A. Questo documento non è online nel comune di Salerno, prima di tutto mi piacerebbe sapere perché non è online. E poi da questo documento cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che 20 milioni di euro che servivano per finanziare il recupero della parte del centro storico Alta di Salerno, e abbiamo messo lì infatti tutti i palazzi che dovevano essere interessati dalla ristrutturazione, dagli interventi. Questi 20 milioni in realtà sono stati dirottati per fare la pavimentazione della Piazza della Libertà. Ora, noi abbiamo, a me non interessa, non interessa attaccare una persona, dire piuttosto che un'altra, a me interessa soltanto che ci sia questa opportunità dei fondi europei, devono essere questi soldi spesi per il bene dei cittadini. Questo che significa? Che o deve migliorare la qualità della vita dei cittadini, oppure dobbiamo creare, fare qualcosa per creare dei posti di lavoro. Io sono laureata in conservazione dei beni culturali, tantissimi ragazzi come me vivono nella speranza delle promesse che fanno i politici, che dicono noi dobbiamo essere una città turistica, noi dobbiamo recuperare i beni culturali, noi dobbiamo valorizzare l'enorme patrimonio storico-artistico che abbiamo. Ecco, io mi sono scocciata perché ogni volta che si leggono i programmi delle campagne elettorali tutti quanti si riempiono la bocca di queste parole. Poi la verità è che ci sono dei fondi europei che dovevano essere spesi per valorizzare il bellissimo centro storico che abbiamo, e invece vengono dirottati per fare una pavimentazione inutile che per di più è anche sotto sequestro.